Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho pensato di iniziare questo mese di luglio con la maxi review dei solari. Sapete che ogni anno tendo a fare un video del genere dove vi parlo di tutti i solari che ho testato. Di solito inizio a gennaio a testare solari e quindi poi arrivo in questi mesi estivi e faccio uscire questo video dove vi parlo di tutti i solari che ho provato nell'ultimo periodo. Quindi vedrete solari veramente per tutte le tipologie di pelle, dalla pelle più secca alla pelle più grassa, solari per il corpo, dopo sole, quindi tutti i prodotti che vi serviranno per le vostre vacanze estive. La maggior parte di protezioni solari cerco ovviamente di provare magari cose che non sono magari super conosciute, magari prodotti di cui non si sente parlare tantissimo, perché sono sicura che avrete già sentito 150 opinioni sulla Roche-Posay, sulla crema dell'Isidin, insomma quelle creme che sono già super conosciute le accantoniamo. Ovviamente tutte le creme che già io ho citato gli anni scorsi, che sono tra le mie creme preferite, le potete trovare sul canale, quindi se volete vedere ulteriori review di creme che comunque sono ancora in vendita, che mi piacciono tantissimo, che ovviamente non verranno recitate in questo video perché sennò questo video diventa di 150 ore, vi metto il video qua, così se volete vedere dopo questo quello potete farvi un'idea più completa di tutti i solari, insomma, che ho provato negli ultimi 2 anni, e poi decidere insomma qual è il solare più adatto per voi. Ovviamente ci saranno sia prodotti promossi che bocciati, ne ho provati veramente tanti dei prodotti, quindi ho deciso di inserire anche quelli che in realtà non mi sono piaciuti e vi racconterò un pochino anche perché non mi sono piaciuti, vi racconterò ovviamente la mia esperienza, come dico sempre ovviamente. La skincare e qualsiasi prodotto, insomma, make-up, beauty è soggettivo, quindi qualcosa che non funziona per me non significa che non funzioni per voi, ma vengo qui ovviamente a condividere la mia esperienza e come mi sono trovata io. Quindi, senza perdere chiacchiere, io direi iniziamo perché sarà un video bello lungo. Allora, partiamo per il viso e io direi di partire da pelle secca, una crema che per quanto mi riguarda per la mia pelle non va bene perché è troppo idratante, ma se avete la pelle secca, secondo me potrebbe essere una crema veramente interessante. Questa qui è del brand Peter Thomas Roth, che sapete che è uno dei miei brand preferiti, soprattutto per alcuni prodotti skincare che secondo me sono super validi del brand. Quindi, quando ho visto che avevano anche una protezione solare, devo dire che mi ha incuriosito tantissimo. Questa qui è la Max Sheer All Day Moisture Defense Lotion ed è Oil Free Anti-Aging Bronze Spectrum SPF 30 e all'interno c'è ceramidi, vitamina CE, provitamina 5 e niacinamide. Cioè non è una crema solo solare, ma è sicuramente una crema che voi potete semplicemente utilizzare proprio come crema idratante. Quindi d'estate vi lavate il viso al mattino, applicate magari un siero leggero e poi applicate semplicemente lei, quindi saltando completamente lo step della crema. È una crema che, nonostante sia così bella ricca, che abbia questi ingredienti veramente importanti, soprattutto per quanto riguarda l'idratazione, quindi per questo vengo qui a dire che secondo me è più adatta ad una pelle secca, è comunque molto molto leggera sulla pelle, non è pesante. Sulla mia pelle ad esempio questa qui è una crema che io ovviamente adesso ce l'ho e cercherò di utilizzarla e cercherò di finirla. È una crema che mi piace, ma sicuramente non è una crema che per la mia tipologia di pelle è adatta da mettere sotto il make-up. Se avete la pelle secca, questa crema secondo me potrebbe essere interessante, perché tante creme trovo che non abbiano questa componente idratante. Se avete la pelle particolarmente secca, magari fate fatica a trovare qualcosa adatto a voi. Questa qui devo dire che è veramente veramente ottima e super super consigliata anche per una pelle matura. Questa è super consigliata se volete avere sì protezione solare, ma anche qualcos'altro, quindi quel extra in più dalla vostra crema solare. Questa qui è veramente ottima. Poi passiamo a creme, diciamo, per la mia tipologia di pelle. Una che mi è piaciuta tanto è una che devo dire avevo più alte aspettative, ma non mi ha fatto impazzire. Iniziamo con quella che non mi ha fatto impazzire particolarmente, ed è questa qui del brand Eucerin. Questa qui è l'Eucerin Oil Control, quindi per la pelle grassa o comunque per la pelle che magari tendenza acneica, perché questa qui addirittura è Oily Acne Prone Skin. Quindi ho pensato che questa potesse essere la crema perfetta per me, ed è addirittura c'è scritto Sun Gel Cream Ultra Light. Ora, questa è un'altra crema che io personalmente non mi sono trovata bene ad utilizzarla sotto il make-up. Quando voi la applicate è molto molto leggera, quindi anche qui secondo me potrebbe funzionare per quanto riguarda crema solare da portare al mare, ma se voi l'applicate sotto il make-up trovo che mi fa lucidare molto di più rispetto ad altre creme solari, quindi mi è piaciuta e non mi è piaciuta. Ovvero, per una
pelle grassa sotto il make-up, quindi solare da città, questo non penso sia il solare per voi. Se invece un solare da spiaggia, comunque è una protezione leggera, protezione 50 più. È piacevole da applicare al viso, non è pesante, non sono quelle creme che quando mettete proprio sudate. Ci sono delle creme che vi mostrerò che proprio mi hanno dato questa sensazione, ovvero di proprio maschera al viso, che è ovviamente la cosa peggiore per quanto riguarda la crema solare. Però sì, diciamo che questa qui avevo più aspettative riguardo questa crema, pensavo potesse essere ancora più leggera di quello che in realtà è. Non è secondo me un solare da città, potrebbe essere più un solare da mare, quindi dipende un po' da quello che cercate. È comunque un buon solare, ma non mi ha fatto dire wow. Un solare che devo dire sto utilizzando con piacere, e secondo me se non siete nel budget di comprare la crema di Paula's Choice, la Clear, che vi metto la foto qui, che è praticamente la mia crema solare preferita. Cioè, se io dovessi utilizzare probabilmente solo una crema solare per il viso, penso che utilizzerei sempre lei. Mi ci sono sempre trovata bene, sono tipo 5 anni che la utilizzo ed è veramente ottima. Poi ovviamente facendo anche questo e testando prodotti per voi tendo a comprare e provare tantissimi brand, non è che posso sempre riproporvi sempre gli stessi prodotti, ma devo dire che se voi non siete nel budget di comprare Paula's Choice e volete una crema che sia molto simile sia per quanto riguarda feel che per quanto riguarda effetto sul viso, secondo me questa qui della Bioderma credo che possa fare per voi. Questa qui è la Bioderma Acqua Fluid pelle 50, adatta per pelle sensibile, super leggera. Infatti c'è scritto Moisturizing Ultra Light Texture Dry Touch, quindi secca al tatto. Allora, questa qui ha la stessa proprio texture della crema di Paula's Choice, quindi quando voi la tirate fuori è super super liquidina, vedete? Non so se potete vedere, sto facendo un bordello. Comunque vi faccio vedere adesso in una clip zoomata, ma è super super liquida e super leggera sulla pelle. Questa è la classica crema che io applico sia quando vado al mare, al lago, in montagna, eccetera eccetera, ma anche sotto il make-up trovo che sia pazzesca. Super leggera, perfetta per le pelle sensibili. Ovviamente tutte le creme che dico che mi piacciono non mi hanno fatto mai uscire sfoghi, brufoli, perché per me quella è proprio la prima red flag per quanto riguarda una crema solare, quindi se ve ne parlo bene significa che non solo hanno un ottimo effetto sulla pelle, quindi una sensazione piacevole sul viso, non occludano i pori e soprattutto non mi facciano uscire sfoghi. Voi sapete che io ho la pelle estremamente sensibile e appunto di solito se qualcosa non va nella crema devo dire che mi fa uscire sfoghi. Quindi questa per me è super super promossa, forse tra le mie preferite per quanto riguarda di creme provate in un'fascia abbastanza media, non super economica ma neanche secondo me cara, veramente veramente consigliata. Bioderma la potete trovare un po' ovunque, Look Fantastic devo dire che la sconta anche molto spesso questa crema, o se no anche ovviamente in farmacia se non volete comprare online, ma questa della Bioderma devo dire che mi è piaciuta tantissimo e mi ha stupito tanto. Poi passiamo a tre creme, sempre per il viso, che anche qui per una ragione o per un'altra non mi sono piaciute e ora vi racconto un pochino. Ero alla ricerca di creme minerali. Dovete sapere che ci sono due tipologie di creme solari, le creme con un filtro chimico e le creme con filtri minerali. Cioè, secondo me, non c'è nessun problema a utilizzare il filtro chimico, ma ovviamente parliamo di preferenze. La cosa che trovo sia difficile nella crema solare minerale è la texture. Molto spesso le creme minerali hanno una scia bianca e molto spesso le creme minerali con SPF hanno questa texture pesante. Devo dire che queste due che ho provato io personalmente non mi sono piaciute e non le andrei neanche a consigliare, anche se vi piacciono queste creme, a meno che veramente voi non avete anche qui una pelle magari secca per una non mi è piaciuta proprio, ma ora vi racconto. Iniziamo con questa di Yepoda. Allora, questa qui è di SPF BFF Mineral Sunscreen SPF 30. Ora, io non so se loro l'hanno riformulata recentemente perché questa qui io ce l'avevo da ottobre dell'anno scorso, quindi non so se l'abbiano riformulata. Se l'hanno riformulata, sono contenta e spero che l'abbiano riformulata perché questa qui, onestamente, è orribile, cioè, soprattutto sotto il make-up, è una cosa terribile. È una crema che arriva tipo in questo colorino tipo rosino chiaro, e quando la spalmate, cioè, la sentite proprio pesante sulla pelle. Non è, secondo me, ad assorbimento veloce. Vabbè, uno dice, vabbè, che non è questo il problema, la crema te la puoi spalmare, spendere magari 1 o 2 minuti in più, ma il problema principale di questa crema è che quando voi la mettete vi crea questa sorta di film, non so come si dica esattamente, questa sorta di pellicola sul viso che veramente vi dà questa sensazione di non farvi respirare la pelle, cioè la sentite
niente proprio, da sola, senza make-up, dà fastidio, ma magari è ancora fattibile. Ma con il make-up diventa veramente, cioè, una cosa insopportabile per quanto mi riguarda. Quindi per me ovviamente bocciata, oltre al fatto che poi mi fa anche lucidare in maniera assurda, cosa che non ho una pelle grassissima. Io, se sono truccata di solito, ho comunque un primer o comunque metto la cipria, a meno che non ci siano veramente 50 gradi umidità, tipo 90%. Io non sono una persona che tende a produrre così tanto olio, quindi se una crema tende a farmi sudare così tanto, devo dire che non mi ha fatto impazzire. Ora, credo di aver sentito qualcuno che ha fatto recentemente una sponsorizzata con il brand che l'hanno riformulata. Se l'hanno riformulata, sono contenta. Ovviamente la nuova formula non l'ho provata, ma se è la stessa, io questa qui non ve la consiglio e non è sicuramente il mio prodotto preferito del brand. Poi, altra crema che ho provato sempre per la stessa ragione, ovvero ero alla ricerca di una crema che fosse un price range abbastanza basso, che fosse addirittura minerale, e quindi sono andata e ho preso questa crema del brand Verse, che è un brand di skincare che è fascia medio-bassa, prezzi assolutamente secondo me abbordabili, si trova anche su Lookfantastic, quindi la potete molto spesso anche scontare. E quindi ho pensato, ok, fammi vedere, fammi provare questa crema. Questa qui è un'altra crema minerale col 15% di zinco all'interno, e anche qui questa è, cioè, molto molto simile a quella di Yepoda, sia per quanto riguarda colore, adesso magari ve le metto poi a confronto e vi faccio vedere. Colore molto molto simile, e anche come texture sono molto simili, nonostante questa forse è un po' meno pesante rispetto a quello del brand di Yepoda, è comunque una crema che non mi fa impazzire, perché quando la metto mi dà sempre questa sensazione pesante sul viso. A me piacciono le creme solari asciutte, in particolare quando parliamo di creme solari da città. La maggior parte delle creme le utilizzo sotto il make-up, perché appunto vivo in città. Poi quando vado al mare magari posso utilizzare anche qualcosa che ho già aperto, che non ha una texture pazzesca, però questa è un po' lo stesso problema che ho riscontrato con quella di Yepoda. Quindi questa pellicola sulla pelle, questa sensazione pesante sulla pelle, trovo che mi faccia lucidare 150 volte di più rispetto a una crema, insomma, normale, una crema magari solare che mi piace. Quindi questa qui, prezzo abbordabile, però devo dire, se non avete tanto budget, io direi di andare con questa della Bioderma, che secondo me è molto molto meglio. Ultimissima crema che ho provato, devo dire che avevo tante aspettative su questo perché è un brand super famoso, soprattutto da questa parte del mondo, è un brand australiano. Questo brand si chiama Ultraviolet SPF 50 più, quindi una crema SPF 50. Il problema di questa crema non è tanto la texture, se mi fa lucidare eccetera eccetera, che a me ha fatto venire degli sfoghi sul viso. Me ne sono accorta credo una settimana o 10 giorni dopo, ovvero la continuavo ad utilizzare e mi continuava a venire uno sfogo. Non so se avete notato che mi era venuto questo sfogo sul mento, e l'unica cosa diversa che io avevo inserito era questa crema, perché la stavo testando. Questa qui è la crema che praticamente ho utilizzato per tutti i giorni che sono stata in Liguria, quando sono stata al mare, e appunto avevo uno sfogo sul viso grandissimo e non riuscivo a capire quale fosse il problema, perché alla fine non ero così stressata, cioè sì, ero stanca, avevo tante cose da fare, ma comunque non si capiva questa cosa. Il cibo era in Italia, quindi di solito non mi succede nulla quando sono in Italia, e l'unica cosa che avevo inserito era questa. Quindi per me questa è bocciata, perché su una pelle sensibile mi fa uscire gli sfoghi, mi ha fatto uscire gli sfoghi. Ovviamente questa cosa del fare uscire uno sfogo è molto soggettiva, ma volevo far sapere se avete una pelle sensibile come la mia, una pelle reattiva che tende magari a far uscire i brufoli, non so cosa ci sia all'interno dentro di questa crema che mi faccia reazione e mi faccia uscire sfoghi. Parentesi, ho aperto e provato tutte queste creme e ho la mano adesso piena di tutte queste creme solari, un tripudio di profumo proprio, cioè, perché poi la maggior parte di queste creme sono anche senza ovviamente fragranza, perché tendo ad utilizzare cose senza fragranza. Ultimissime due cose che sono per il viso, sono un po' diverse dal solito. Abbiamo questo stick di Miamo, questo qui è l'Active Defense Nude Sun Stick SPF 50, ed è appunto uno stick solare che voi potete applicare. Ora, io questo non l'ho mai applicato sopra il make-up, quindi non so dirvi se sul make-up va bene o non va bene. Non penso sia conveniente da applicare come proprio crema viso. Questa qui è conveniente secondo me da applicare in
questa zona, quindi nel contorno occhi, perché magari non so se a voi capita, ma alcune volte quando metto la protezione solare, magari la metto troppo vicina, poi mi tocco e gli occhi ti bruciano tantissimo. Questa, essendo in questo stick, trovo che sia molto più delicata per questa area. Ha una texture anche qui super super leggera, asciutta e sicuramente un po' più nutriente perché è in questo formato stick, ma non trovo che sia oleosa, ripeto, per il contorno occhi. Se cercate qualcosa che abbia una protezione alta, se avete magari delle macchie o dei nail che volete proteggere, questa qui secondo me potrebbe essere utile perché è super portabile, comoda e appunto perfetta per la zona del contorno occhi. Devo dire che la sto utilizzando con piacere proprio per questa zona, quindi per me promossa. Non è ovviamente secondo me una cosa da avere assolutamente perché potete utilizzare anche altre creme solari sul contorno occhi, ma se avete il contorno occhi particolarmente sensibile o in generale volete proteggere il più possibile il contorno occhi, perché ovviamente la pelle del contorno occhi è la pelle più sottile, volete proprio riapplicare 150 volte il prodotto, questo qui è super super comodo. Ultimissimo prodotto che, allora, il prodotto mi piace. Ora, io non so se sono stata sfigata io e ci sta, magari a volte capita, però è un peccato perché questo qui è un lip balm del brand Bondi Sand ed è un lip balm con l'SPF 50 più. Se voi avete mai provato il lip balm con SPF, uno dei problemi principali è che sono super super amari, cioè qualsiasi cosa io abbia provato in vita mia sono super super amari. Questo qui che ha all'interno la vaniglia invece è buono, cioè non si sente che c'è l'SPF, ma appunto vi va a proteggere. L'unico problema è che il mio, ovvero adesso ripeto, non so se sono sfigata io o qualcosa del genere, ma è super duro da tirare fuori, quindi quando lo utilizzo devo praticamente premere tantissimo e poi prenderlo così con il dito. Ora non è un problema così grande, cioè in senso posso spremere eccetera eccetera, però ve lo volevo dire che a me è capitato questo, quindi ho comprato questa cosa e il packaging non è perfetto, però devo dire che se anche qui volete una protezione solare per le vostre labbra, quindi ovviamente anche questa zona, ovvero la zona del contorno labbra, è una zona molto delicata che va ovviamente protetta, e se volete qualcosa che vi va a le labbra e proteggere, che non abbia quel gusto amaro, questa qui del brand Bondi Sand è pazzesca. Purtroppo non so se il packaging, cioè c'è proprio un problema nel prodotto oppure mi ha dato una sfida a me. Sono quasi tentata a comprarne un altro e vedere se mi succede la stessa cosa. Magari vi aggiorno su Instagram perché il prodotto però mi piace. Velocissima menzione, non è per il viso, ma è sempre per le mani. Ve ne ho parlate già in 150 video, non voglio stare qui a parlarvene tantissimo, ma è questa protezione del brand Ultrasan. Questa qui è una protezione specifica per le mani. Ve l'ho detto sempre che cercavo una crema mani solare che fosse leggera e che non fosse appiccicaticcia, che non puzzasse. Questa qui non profuma, quindi se vi piacciono le creme profumate, ve l'ho detto, non è la crema per voi, però se cercate qualcosa da tenere in borsa, da riapplicare, soprattutto se guidate tanto e le vostre mani sono spesso esposte al sole, se notate che le vostre mani tendono ad avere macchie, questa qui potrebbe aiutare per prevenirle perché vi va ovviamente a proteggere. È pazzesca e inoltre non solo va a proteggervi dal sole, ma anche all'interno ottimi ingredienti perché all'interno ceramidi che appunto vanno ad idratare la pelle, quindi ve la va a idratare e ve la va a proteggere. Quindi il meglio dei due mondi, insomma, super super consigliata. Passiamo velocemente alle creme corpo. Anche qui le creme corpo le divideremo in creme proprio corpo e acque solari, che devo dire che stanno spopolando recentemente. Devo dire che stanno spopolando per una ragione: molte persone odiano applicare la crema solare e odiano la sensazione di crema solare, nonostante ci siano creme solari che secondo me sono super sottili sulla pelle, però devo dire che le acque solari sono veramente pazzesche, devo dire che sono un prodotto ottimo soprattutto per chi non ama applicare la crema solare. Ma iniziamo dalle creme solari. Crema solare classica Avene 50 più. Adesso non mi ricordo se questa l'avevo citata anche nel video dell'anno scorso, crema che io utilizzo quando sono super super bianca, i primi giorni di mare. Questa crema è la crema che mi permette di non bruciarmi, non ustionarmi, è tra secondo me le creme best seller. Quando sono stata al mare in Liguria credo di aver visto tipo 10 persone diverse con questa crema, anche perché ovviamente essendo un brand a farmacia è facilmente reperibile. Se cercate una crema corpo che faccia il suo lavoro, sia leggera sulla pelle, non trovo che questa
questa sia però la più leggera che io abbia mai provato, ma comunque è un'ottima crema. Questa qui è ottima e ve la consiglio. Poi il packaging da 200 ml onestamente dura e dura anche abbastanza, quindi è anche abbastanza conveniente. Ovviamente la crema ha il tappo, ma non si sa dove sono finiti i tappi, che sapete che tendo sempre a perdere, come magari avrete notato. Non so, questa cosa dei tappi che perdo sempre. Crema che devo dire insieme a quella della Caudalie, forse questa è tra le mie creme solari preferite. Vi metto qui la foto di quella della Caudalie. Quella della Caudalie mi piace anche perché ha un profumo pazzesco, nonostante abbia una texture anche qui super sottile. Ma anche questa del brand Uriage è perfetta. Questa qui si chiama Barrier Sun Invisible Spray Water Resistant 50 più, ed è una crema, adesso ve la faccio vedere, ma è proprio un latte corpo super super leggero sulla pelle, un piacere da applicare, non si sente sulla pelle, non è pesante quando fa caldo, e anche al mare magari avete caldo e non avete voglia di mettervi la crema, questa qui è super super piacevole. Ha un odore molto molto delicato, tipico profumo dei prodotti Uriage, e se volete anche qui una crema solida, perfetta veramente per tutte le tipologie di pelle, anche per una pelle sensibile, questa qui dell'Uriage è veramente pazzesca. Per quanto riguarda acque solari, le due acque solari che ho provato e amato sono queste due. Questa qui ce l'ho da più tempo ed è del brand Lancaster, come vedete la mia è quasi finita. Questa qui si chiama Sun Beauty Nude Skin Sensation. Queste acque solari sono perfette secondo me per la riapplicazione, quindi in un beauty da spiaggia è perfetto. Secondo me ci dovrebbe essere una crema viso specifica per il viso. Non tendo io ad utilizzare le creme corpo solari sul viso, io ho il viso particolarmente sensibile. Ora, se voi magari non avete la pelle sensibile potete provarci, ma io preferisco utilizzare qualcosa di specifico per il viso perché molto spesso magari non sono come idrogeniche e non tendono ad occludere i pori. Una crema per il corpo e poi il terzo prodotto che è l'acqua solare, quindi un prodotto che voi shakerate e vi spruzzate, che è perfetto per la riapplicazione. Questo qui ovviamente è anche secondo me il prodotto perfetto se avete dei bambini che odiano le creme solari, perché sono degli spray super super leggeri. Questo della Lancaster è leggero, lascia una bella sensazione sulla pelle, profumo buono, anche qui non mi fa impazzire, ma non è un profumo cattivo, anzi ha proprio un profumo tipo d'estate. Ottima, 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 ottima. C'è da dire che però questa è stata secondo me superata, per i miei gusti ovviamente, da questa della Caudalie, che credo di aver iniziato a provare ad inizio giugno e me ne sono innamorata. Questa qui è il Caudalie 50 più Vino Sun Protect acqua solare, come vedete è una soluzione che ovviamente va shakerata, tutte queste acque solari vanno shakerate per mischiare ovviamente il prodotto, e questa qui è pazzesca, ha il classico profumo della linea Vino Sun della Caudalie. Se avete provato mai la crema solare, se avete provato il doposole, questa qui è pazzesca. È pazzesca perché sembra veramente di non mettersi nulla, cioè è incredibile. Voi la mettete e sembra che vi mettiate proprio acqua sul corpo, e poi si asciuga, non rimanete unti e vi rimane semplicemente questo profumo di questa crema, cioè un piacere da applicare. Anche qui perfetta questa crema, inoltre a differenza di questa di Lancaster che non dice se applicarla sul corpo o sul viso, questa dicono che sia anche per il viso perché c'è scritto face and body, adulti e bambini, quindi perfetta per un po' per tutta la famiglia. Ora anche qui io sul viso non l'ho mai provata, quindi non vi posso parlare per il viso, ma per il corpo questa qui è diventata tra i miei prodotti preferiti. Credo che sia appunto una nuova arrivata in casa Caudalie, ma devo dire che per quanto mi riguarda la Caudalie veramente sforna sempre solari da texture super sottili, leggere, che sono veramente un piacere. Poi ultimissimi due prodotti che volevo citare, molto simili, quindi cerco di andare molto veloce, sono due latte dopo sole, e sono latte dopo sole che dovrebbero aumentare l'effetto e prolungare l'effetto dell'abbronzatura. Iniziamo con quello che ho provato più a lungo e devo dire
dire che veramente secondo me funziona è questo qui del brand Lancaster. Questo qui si chiama Golden Tan Maximizer prolungatore di abbronzatura un mese. È una crema pazzesca, è idratante. La mia è quasi finita, scusatemi. Ma è una crema idratante, ma comunque leggera, molto molto fresca. E trovo che se voi l'applicate e siate costanti nell'applicazione, trovo che vada veramente a prolungare l'abbronzatura. Quindi se cercate qualcosa di idratante che vi prolunghi l'abbronzatura, questa è ottima. Sempre per lo stesso concetto, non vi posso dire se questa effettivamente la prolunghi, perché la sto testando da 2 settimane. Però anche questa è arrivata recentemente, ma devo dire che anche qui me ne sono innamorata. Sempre del brand Caudalie, Vino Sun Protect After Sun, quindi dopo sole, con all'interno l'aloe vera, ovviamente l'uva caratteristica del brand di Caudalie e cocco. Ha un profumo paradisiaco, molto molto leggero, simile al crema corpo di Caudalie, quindi il latte corpo. Quindi se conoscete il latte corpo, la profumazione è molto molto simile, super leggera, secondo me ancora più leggera rispetto a questa del brand di Lancaster. Quindi se volete proprio qualcosa di, cioè, non leggero, leggerissimo sulla pelle, questa sì. Non vi posso parlare però dell'effetto prolungatore dell'abbronzatura perché lo sto ancora testando, per quello vi continuerò ad aggiornare, però devo dire che è un piacere applicare questa crema, soprattutto d'estate, quando io odio applicare qualsiasi cosa, soprattutto se fa particolarmente caldo e se c'è particolarmente afa. E voilà, io ormai non ho più voce, ho veramente finito tutte le mie energie. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto un po' di compagnia, ma soprattutto vi abbia fatto scoprire alcuni solari di cui non avete mai sentito nessuno parlare e che io vi abbia fatto trovare il solare perfetto per quest'anno. Ripeto, se volete vedere altri solari che io amo, ho fatto un video l'anno scorso, quei solari sono ancora assolutamente i miei preferiti. Quest'anno ne ho provati altri per appunto provarne altri e parlare di nuovi solari, insomma, sul canale. Ovviamente se avete dei solari preferiti, solari che voi utilizzate e che amate in maniera costante, scrivete nei commenti, ve lo dico sempre, la community è la cosa più bella e la condivisione è la cosa più bella della community, quindi io sono qui a condividere i miei preferiti, quelli con cui non mi sono trovata bene, ma voi ovviamente siate liberi e anzi sapete quanto mi fa piacere quando scrivete i vostri consigli e i vostri feedback perché, come dico sempre, possono aiutare me, ma soprattutto possono aiutare un'altra persona della community. Quindi se volete fare questa cosa fatelo, ovviamente sapete quanto mi fa piacere. Io ho finito. Buona estate, buon mare. Spero tanto che voi vi godiate più mare possibile. Io sarò sempre qui quest'estate, ovviamente, a tenervi compagnia 2 volte alla settimana, lunedì e giovedì. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Vi mando un bacione. Ciao.